Incidente nel pomeriggio di venerdì 20 maggio intorno alle 13.30 in via Caporal Cattaneo a Fabria, coinvolti un pullman della linea GTT e una Citroen Berlingo. Il pullman, dopo l'impatto, è rimasto in bilico sul fossato tra il marciapiede e la casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Rossa di Castellamonte e di Rivarolo Canavese, le di soccorso del 118, l'NBCR da Torino Centrale perché l'incidente ha interessato una colonnina del gas e i carabinieri di Rivarolo. Il bilancio è di due feriti non gravi, il conducente dei due mezzi, che dopo le prime cure sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Il pullman non aveva passeggeri a bordo perché era diretto al deposito, in corso degli accertamenti dei carabinieri. A causare l'incidente potrebbe essere stato un malore del conducente del pullman. Giada!